Chi sei tu? Vigile? Io, Paolo. Paolo, lo vedi? Te credo, questa scala. Scusa, tutto quello che vede è magenta. Prezzo. Cioè, adesso c'è anche il sindaco, dai, che non vuole. Cioè, domani c'è la delegazione del Kazakistan. Come facciamo? Vabbè, tutto questo per dire che sono messi male, ci vuole una scala nuova. L'associazione ci vuole non solo una scala nuova, ma ci vuole un'autoscala, perché non si sa mai, potrebbe servire a tutti voi, perché a me no. Sì, perché un salvataggio non si nega a nessuno. Un salvataggio non si nega a nessuno. Però, scusa, bisogna parlare ai piani alti. Questi ragazzi cosa ne sanno di sta scala? Sì, ci vuole il presidente. Voi siete dell'associazione Vigil Fuoco. Magenta. Avete un presidente? Sì, è in galera da quelle parti. Corrado? Frigi? Frigi, sì. No! Corrado Frigi è qui! Eccolo! Direttamente dalla regia. Grazie, maestro. Da quando è stato reinaugurato il teatro lirico, ha iniziato con noi questo viaggio. Atto. Tu sempre chiuso dentro di nessuno l'ha mai visto, ma è quello che ci dava le luci, ci ha dato tutto. La conoscenza. Non farti prendere dall'entusiasmo, perché è un'anca. Niente, adesso è il presidente dei vigili, dell'associazione Vigili Fuoco di Magenta. Quindi innanzitutto un applauso per questa nuova norma. Semplicemente chiudiamo veramente per dirvi che ogni spettacolo. Allora, no, io voglio sapere, giusto, è il momento della concretezza. Quanto costa sta. Infatti. Scusa. Era sul mio copione. L'altra anca è andata anche questa. No, volevo solo dire che questo spettacolo noi lo realizziamo sempre a ingresso libero, perché crediamo che tutti abbiano appunto il diritto di partecipare, famiglie, bambini, liberamente. Però diamo poi la possibilità di organizzare, si chiama crowdfunding, la raccolta fondi. Scusate, infatti lo spettacolo dell'anno prossimo si chiama e si intitolerà Vedi la voce pagare. Direttamente. E niente, per così, dire che questa sera, lo spettacolo di questa sera abbiamo voluto dedicarlo a un'associazione localmente locale, di Magenta, figli nostri, fratelli nostri, un'associazione che opera sul territorio, che lavora 24 ore su 24, guardate che bei ragazzi,